29 dicembre 1979. La Procura della Repubblica di Locri spicca 120 ordini di cattura nei confronti dei capintesta, dei camorristi e dei picciotti di 10 cosche mafiose della Ionica. I carabinieri traggono in arresto 79 persone, altre 41 riescono a fuggire. L'imputazione per i 120 è di associazione a delinquere al fine di commettere più reati, dai rapimenti a scopo estorsivo, all'imposizione della mazzetta, dagli attentati con il tritolo agli agguati notturni. Nelle 700 pagine del rapporto dei carabinieri alla magistratura locrese c'è la storia di 20 anni di delitti. Nei giorni successivi, i numerosi imputati fanno ricorso alla Corte Suprema contestando la validità dell'ordine di cattura. Don Peppino Nirta, indicato come il capo della Cosca di San Luca, in un memoriale dal carcere afferma: «Se sono colpevole, bruciatemi. Altrimenti, siete pregati gentilmente di mandarmi a casa, dalla mia famiglia». Sarà questo che si sta per celebrare il processo di svolta nella lotta all'andrangheta calabrese? Verrà provata questa volta l'equazione associazione per delinquere uguale mafia? L'interrogativo sorge spontaneo dopo le esperienze passate, e cioè i processi per il summit di Montalto e quello a carico dei 60 della nuova andrangheta. Buonasera. Come avete sentito, alla fine dell'anno scorso il Tribunale di Locri ha spiccato 120 mandati di cattura per altrettanti sospettati di essere mafiosi. Noi questa sera vorremmo proporci il tema 'ndrangheta, cioè molti di noi la confondono, cioè fanno di tutto un'erba un fascio quando si parla di mafia e non si percepiscono le differenze fra mafia siciliana, 'ndrangheta calabrese e camorra napoletana. Dopodiché, dopo aver affrontato un momento questo tema, noi vorremmo ancora affrontare il tema del rapporto fra l'andrangheta e la società calabrese, e le difficoltà che la magistratura e le forze dell'ordine incontrano nella lotta all'andrangheta, appunto. Noi, per fare questo, oltre all'ausilio di un filmato di cui avete visto appena un pezzettino, abbiamo qui in studio con noi il dottor Giuseppe Tuccio, che è un magistrato del Tribunale di Reggio Calabria, il dottor Guido Marino, che è stato per 10 anni presidente del Tribunale di Locri e ora sta a Firenze. Abbiamo poi il professor Gaetano Cingari, che insegna storia moderna all'Università di Messina e è anche vicepresidente della Giunta regionale della Calabria. E abbiamo il dottor Alberto Di Maio, che è il direttore del Formez, un istituto per la formazione professionale nel Mezzogiorno. Abbiamo inoltre un collegamento con la sede RAI di Cosenza e in studio c'è appunto il nostro collega Antonio Minasi, al quale chiederei di sapere subito chi è presente. Ecco, qui in studio con noi ci sono Luigi Malafarina, giornalista della Gazzetta del Sud, l'onorevole Francesco Martorelli, che in più occasioni ha sostenuto l'accusa privata in alcuni clamorosi processi di mafia, e la signora Antonietta Furci, che è venuta qui in studio da Locri. Signora, lei da quanto tempo non vede Giovanni, il suo bambino? Giovanni è stato rapito il 15 gennaio, praticamente 22 giorni. 22 giorni che non abbiamo notizie, non sappiamo niente. Ma io vorrei dire a questi signori che hanno il mio bambino: come sta Giovanni? Fatevi sentire in qualche modo, subito, telefonando. Avete distrutto una famiglia, moralmente l'avete distrutta. Ora state cercando di distruggerla materialmente, finanziariamente, ma
Purtroppo. Signora, se potesse dire qualcosa in questo momento al suo Giovanni, cosa direbbe? Oh, Giovanni. Giovanni, non avere paura. Non avere paura, bello. Fra poco, subito, speriamo subito, ti riportano a casa, Giovanni. Non avere paura. Come sta, Giovanni? Signora, quanti anni ha Giovanni? 9 anni. 9. Come avete potuto notare, parlare di mafia significa parlare di anche di queste cose, anche di rapimenti, che sono forse l'ultimo atto, l'ultimo aspetto più recente di questo fenomeno. Io partirei ora però con il filmato che abbiamo preparato e per proiettarne un'altra parte, cioè per vedere appunto che cos'è la mafia e la Calabria nei confronti di questo fenomeno. Il gigantesco e secolare olmo di San Lorenzo è l'emblema della trimurti mafiosa di Osso Mastrosso e Carcagnosso, i tre mitici cavalieri spagnoli che portarono nel regno delle due Sicilie la mafia a Palermo, la camorra a Napoli e l'andrangheta a Reggio Calabria. Sotto l'olmo di San Lorenzo si riuniva il locale per giudicare gli infami e all'interno dell'albero si nascondevano i latitanti. Era grandioso, era la chiesa pure, quest'albero. Dice cavolo però, dice tutto vuoto. Ma è vero che si nascondevano anche i latitanti però? Pure, pure. E si ricorda lei di qualche fatto? Mi ricordo una volta che ammazzava uno, cane, un corpo irrasolo. E cadeva il cane, la chiesa cadeva il cane. Era il giorno della festa di San Lorenzo proprio. Ma era un delitto di mafia? Delitto di mafia, sì, era. E in questo paese c'è la mafia ancora, no? Siamo rimasti. È d'accordo. Attenzione, chi è questo? L'Arte Italia, non andavi in fabbrica e compagnia, bella che non guardano la faccia. Poi, qui siamo tutti mafiosi. Se ci ritengono, non so, che siamo gente accoglienti, gente ospitale, di rispetto, per questo siamo tutti mafiosi. La Calabria è la regione del profondo sud, dove accanto all'incontaminata bellezza dei litorali e del paesaggio si mescolano ataviche rinunce, frustrazioni e una grande povertà resa più drammatica dall'emigrazione, dalla disoccupazione, dalle faide, dall'omertà, dalla mafia, che in questi luoghi è chiamata 'ndrangheta. È la terra del sole, ma è soprattutto la terra delle promesse, dell'industrializzazione fantasma, delle cattedrali nel deserto, dell'addizionale pro Calabria che non è servita affatto a dare un tetto agli alluvionati e ai terremotati. Una regione dove l'agricoltura e la zootecnia sono allo stato embrionale, dove mancano scuole, ospedali, asili nido, case, collocata nelle graduatorie della comunità europea all'ultimo posto come la più povera per il basso reddito pro capite degli abitanti. Profonde contraddizioni sono presenti. Mafia e ospitalità, miseria e orgoglio. E dove il binomio o emigrare o essere mafioso è per chi resta nel paese il destino per finire nelle grinfie della mafia, mentre chi emigra è condannato ad essere fagocitato dalle metropoli del nord in un clima per lui ostile. Non si affittano case ai calabresi. Tutto sommato è la regione dei record. La più povera, il maggior numero di emigranti, un'interminabile lista di disoccupati, ma quel che più impressiona è la criminalità. Nella sola provincia di Reggio Calabria si sono verificati lo scorso anno 86 omicidi e 3 sono i morti bianchi, quelli scomparsi senza lasciare traccia. 90 i tentati omicidi. 486 i danneggiamenti con armi, esplosivi ed altri mezzi. 8 sequestri di persona, con 5 ostaggi ancora nelle mani dell'anonima sequestri. 115 rapine a mano armata.
Sono questi i dati record di una spirale di violenza che non ha confronti con le altre regioni d'Italia. Dal Treno del Sud di Corrado Alvaro. Non so che avesse da sbrigare mio padre con quelle persone. Comunque non me ne meravigliai. Nessuno in paese le considerava gente da evitare, e non tanto per timore, quanto perché formavano ormai uno degli aspetti della classe dirigente. Per la confusione di idee che regnava fra noi a proposito di giustizia e d'ingiustizia, di torto e di diritto, di legale e di illegale, per gli abusi veri e presunti di chi in qualche modo deteneva il potere, non si trovava sconveniente accompagnarsi con un 'ndranghetista. Belfiore è di San Luca, nel cuore dell'Aspromonte. È stato il bambino che in uno dei racconti di Corrado Alvaro ha osato sfidare la mafia. Chiediamo al maestro: qual è la verità? La verità è questa, che la mafia a San Luca in origine presentava delle caratteristiche quasi primitive. E la sfida era relativa, perché la mafia di quei tempi, si chiamava 'ndrangheta, era al servizio esclusivamente dei padroni. Una famiglia povera, poverissima, finita la liquidazione che mi hanno dato della prigionia, quando sono rientrato dai militari, mi sono trovato nello stato del grande abbandono e di miseria. Dato che mia madre è stata capa delle donne della 'ndrangheta calabrese, perché tutto era concentrato tra Polse e San Luca, perché Polse è comune di San Luca, ho avuto delle offerte di entrare a far parte nella 'ndrangheta, come si suol dire, attuale mafia calabrese. A questo punto mi sono rifiutato, questo dopo la guerra, mi sono rifiutato e sono andato via. Ho condotto una vita di miseria, di asprezzo, ho dormito sotto i ponti, all'aperto e così via. È stato difficile contattare un boss mafioso. La sua è una difesa della vecchia 'ndrangheta con le sue pretese leggi d'onore. Società segreta che era chiamata carboneria, erano la stessa cosa, solo che quelle facevano la lotta alla politica, mentre il popolino, non potendo fare la lotta alla politica, faceva la lotta per sopravvivere, che poi non è nata in Italia, è nata bensì all'estero. È una cosa che è stata una ribellione per autogestirsi nelle cose morali, sociali, nelle cose private. 'Ndrangheta è una parola convenzionale del dialetto calabrese che serve a indicare l'onorata società. Si suddivide in tante famiglie chiamate 'ndrine. Ad esempio, la 'ndrina di Gallico è il gruppo dei veri uomini, i dritti, i malandrini, che operano nella zona del popoloso quartiere di Reggio Calabria. L'uomo mafioso esplica il suo potere, oltre alla convalida del proprio coraggio, costituendosi una famiglia. Ed è attraverso la famiglia che l'organizzazione mafiosa si aggrega e si denomina con riferimento al paese e alla consanguineità, coinvolgendo a cerchi concentrici fasce di parentela. I Piromalli, i Mammoliti, i Macrì, i De Stefano sono i cognomi che riempiono le cronache mafiose. Spesso il conflitto tra cosche mafiose si adempie nell'ambito familiare con le faide, dove intere famiglie in un breve arco di tempo si estinguono.
Nell'etica mafiosa è un valore l'omertà, l'essere homo, dove la legge del silenzio protegge e conserva il potere del singolo e della famiglia. Poche parole non fecero mai danno. La migliore parola è quella che non si dice, ammonisce un proverbio e continua. Se vuoi vedere l'uomo crepare, che egli parli. Nella bocca chiusa non entrano mosche. E da qui la necessità della vendetta come regola sociale. Cos'è la vendetta? In noi è un modo di dire vendetta, ma io penso che è anche lo spirito di conservazione. Sì, è vero che chi dà uno schiaffo deve aspettarsi la risposta con un altro schiaffo. Si può dire anche, se possibile, anche con due schiaffi. È una cultura nostra agire in questo modo. Viviamo con la vergogna nel paese di non aver reagito a un'azione infamante. Quindi qua cominciano le lotte, cominciano le faide, cominciano le guerre tra famiglie e famiglie. Professor Cingari, il boss mafioso da noi intervistato fa nascere la 'Ndrangheta insieme alla carboneria. Ecco, questa vorrei sapere, è vero questo? E poi, la mafia calabrese è un prodotto, diciamo, naturale della società calabrese o è il prodotto di qualche distorsione dello sviluppo calabrese? Beh, io ho seguito con molto interesse questo filmato. C'è un riferimento, c'è l'Olmo, con un riferimento più antico, più remoto nel tempo, addirittura agli spagnoli. E poi c'è questa testimonianza dell'incappucciato che identifica la carboneria con la 'Ndrangheta. Dati storici che possano confermare queste cose non esistono. Questo fenomeno che noi chiamiamo 'Ndrangheta nasce dopo l'unità. Ne vediamo, diciamo, gli elementi principali. Non nasce perché sia sorto in quel momento. La organizzazione si comincia a vedere già nei rapporti dei prefetti, per esempio attorno al 1880, con un'altra denominazione, la picciotteria. E ha il primo grande momento di esplosione, un po' quando comincia a nascere la grande infrastruttura ferroviaria, quella tirrenica, che viene quasi alla fine del secolo in enorme ritardo, però in coincidenza con un processo di espropriazione della società calabrese, in modo particolare dalla provincia di Reggio Calabria. La provincia di Reggio Calabria era una provincia che nei diciamo, decenni precedenti aveva un buon apparato industriale, artigianale, di tipo domestico, anche qualche volta anche di buon livello di, diciamo, manifatturiero, come per esempio l'industria della seta, l'esportazione all'estero sui mercati internazionali. La formazione del mercato nazionale, quindi l'avvento, diciamo, di una società che potremmo chiamare capitalistica, espropriò tutto questo sistema e si incrocia proprio la nascita della 'Ndrangheta, cioè della sua maggiore espansione, proprio con il primo grande momento di grande esodo, cioè dire una società la quale, anziché ricevere dai la unificazione, il sostegno per combattere i suoi mali, cioè dire per ricongiungersi tra comunità di base e Stato, ne subisce invece un contropolpo gravissimo. E se guardiamo la evoluzione di questo fenomeno, almeno fino al 1960, diciamo, lascio da parte i momenti di trasformazione che sono poi sotto i nostri occhi e sono gravissimi, noi troviamo che questo fenomeno emerge in tutti i momenti nei quali vi è una crisi politica, voglio dire una crisi politica nel senso che non funzioni il quadro generale, perché è vero che la Calabria è una regione emarginata, ma non è nel terzo mondo, è dentro al quadro nazionale e quindi vive il suo dramma, ma nello stesso tempo poi deve vivere anche il dramma di una comunità nazionale o di uno Stato che non l'aiuta in senso proprio a superare questo momento, ma addirittura forse inietta, no?
una serie di linee, per esempio l'assistenzialismo, che sono invece il bacillo, no, nel quale secondo me attinge e si ingrassa la mafia. La 'Ndrangheta entra nel vorticoso giro dei subappalti delle opere pubbliche. Con la costruzione dell'autosole Salerno-Reggio Calabria e della superstrada ionica, l'onorata società attacca il capitale pubblico. I mafiosi si interessano al trasporto dei materiali, agli sbancamenti, alle guardianie abusive nei cantieri edili, in un regime di assoluto monopolio. I contrasti tra le varie cosche portano a scontri armati, a una serie di attentati. Cosa ha significato per la Calabria l'autostrada del sole? Ha aiutato un po' l'evoluzione, però ha anche dato la possibilità al cambiamento della vecchia alla nuova mafia. E quindi si viveva con le vecchie regole. E quindi l'uomo era più saggio, viveva più nella famiglia. Poi subentrarono anche i subappalti. Ha voluto significare benessere per alcune persone, è chiaro, perché chi ha avuto la possibilità di comprarsi un automezzo e prendere con le buone o con altri mezzi il subappalto, per lui ha significato, per la famiglia, per tutti quelli che gli stavano attorno, un benessere di lavoro, perché mancando il lavoro, quello è stato, hanno visto in queste subappalti la possibilità di lavorare. Perché nei nostri paesi è il lavoro che manca, ci fossero delle industrie, delle ditte che avrebbero dato, penso che ci sarebbe meno delinquenza, perché oltretutto parlo di delinquenza. Tu giorno 26 mesi d'ottobre si riunirono tutti gli sbirragli, bloccarono i montalti a tutti i punti in cerca di mafiosi e latitanti. O cittadini stati, ma sentiri chi di Montalto vivo giù parlare. L'infami sono sempre traditori. Guardati qua. 26 ottobre 1969. In Aspromonte, nella radura del Montalto, si tiene il summit della mafia calabrese. Il dottor Alberto Sabattino è stato uno dei protagonisti dell'operazione Montalto. Da che cosa è nata l'operazione Montalto e quali sono le considerazioni che si possono fare? Da lungo tempo sapevamo che le cosche mafiose calabresi avevano l'abitudine di inviare propri rappresentanti ogni anno ad un summit, ad un vertice nel corso del quale venivano concertate le strategie, diciamo, operative sulle nuove attività criminose per gli anni successivi nelle zone aspromontane. Va bene, tutto questo avveniva soprattutto in coincidenza con i festeggiamenti della Madonna dei Polsi. Si tratta di un pellegrinaggio in un santuario nell'interno della provincia di Reggio Calabria. Il gruppo che era costituito da 20 elementi, da 20 agenti sottufficiali di pubblica sicurezza e 4 carabinieri, fu suddiviso in 3 squadre e queste squadre cominciarono a risalire verso una collinetta dalla quale si erano sentiti provenire dei clamori, una specie di battimano. Giunse per prima sul posto una squadra di 7 militari e si trovò di fronte ad un avvenimento che sembrava in quel momento incredibile. Vi erano riunite circa 150, non meno di 150 persone, probabilmente anche di più, va bene, intorno, che facevano corona intorno a una specie di piazzola dove era il trono, era un tronco d'albero tagliato su cui sedeva un uomo anziano che evidentemente era il presidente dell'adunanza, circondato da persone che stavano accanto a lui, che erano gli elementi di spicco, va bene. E gli uomini e questa gente aveva preso posto in questa radura suddivisa per gruppi di appartenenza, per cosche di appartenenza, a seconda della loro provenienza territoriale. E alcuni di questi malfattori erano armati e cominciarono a sparare. Non tutti erano armati, perché era proibito portare le armi in queste adunanze, però vi erano degli uomini addetti ai servizi di sorveglianza, così come era stato prima per le sentinelle, erano armati. Questi cominciarono immediatamente a sparare. Gli uomini risposero al fuoco con le armi che avevano
Va bene, e vi fu un momento di fuggi-fuggi generale, pertanto riuscimmo a creare un ponte radio tra la zona di Montalto e il commissariato di Siderno, che era il commissariato più vicino, e comunicavamo via via i numeri di targa delle auto che avevamo rinvenuto affinché si facessero subito accertamenti sulle identità, sui proprietari di queste macchine e fossero piantonate le case di queste persone, fosse accertata la loro assenza dai luoghi di origine e fosse possibile poterle immediatamente arrestare nella quasi flagranza del fatto, insomma. 19 convegnisti vengono catturati, altri 53 identificati attraverso le targhe delle auto abbandonate. L'operazione Montalto appare come una delle più grosse operazioni contro l'Ndrangheta. Un anno dopo, la sentenza viene pronunciata dal Tribunale di Locri. Le condanne per associazione a delinquere vanno da un massimo di 3 anni a un minimo di 2. Tutti gli imputati, ad esclusione di Giuseppe Zappia ed altri 2, lasciano il carcere. Nell'aula si grida, viva la giustizia! In principio fu la mafia rurale, ancora viva nell'Aspromonte, attraverso la guardiania abusiva, l'abigeato, il taglieggiamento sulla raccolta degli agrumi, delle olive e sul taglio del legname. Al passo con i tempi, i mafiosi sostituiscono gli scarponi da Montanaro con le scarpe lucide e si inseriscono progressivamente in una società dalla quale prima erano stati sempre banditi. È una presenza agile, attiva in tutti i settori, dotata di grandi mezzi e oltremodo spietata. L'Ndrangheta si struttura in modo non unitario, crea un triangolo geografico, 3 blocchi in cui operare: la zona ionica, quella tirrenica e quella del Regino. 3 zone completamente controllate da una decina di cosche mafiose, dove fanno spicco i nomi dei Macri, dei Nirta, dei Piromalli, dei Mammoliti, eccetera. Com'è organizzata l'Ndrangheta e quali le correlazioni tra cosca e cosca? Ma l'Ndrangheta è organizzata a livello territoriale, questo la distingue dalla mafia siciliana che ha una struttura di carattere piramidale. Si può dire che in ogni paese, mi riferisco soprattutto alla parte terminale della Calabria, dove il fenomeno è più vivo e più presente, in ogni comune, in ogni paese vi sia una cosca mafiosa che ha una sua organizzazione molto rigida, vi è un capo chiamato capo bastone, capo società, non si sa bene quale sia l'appellativo che gli si rivolge. Ma la mancata organizzazione verticistica sui modelli della mafia siciliana scatena presto una lotta spietata tra cosca e cosca. Si sviluppano i delitti di vendetta, le faide. Interi paesi vengono coinvolti: Seminara, Cittanova, Tauria Nova, Ciminà, eccetera. Nessuno si sente più sicuro in questa lotta spietata per la conquista del potere assoluto tra i capi in testa dell'Ndrangheta. Il 24 novembre del 74 inizia la grande sfida tra le più potenti cosche mafiose. 2 killers, alla maniera della Chicago degli anni 30, sparano all'interno del Roof Garden, un locale alla moda di Reggio, contro Giovanni De Stefano, giovane boss del contrabbando, che rimane ucciso sotto i colpi di pistola. Il fratello Giorgio rimane ferito gravemente. Si salva, ma verrà 3 anni dopo trucidato a tradimento sull'Aspromonte. Resta vivo un terzo fratello, Paolo, considerato uno dei capi della nuova Ndrangheta. Con il Roof Garden inizia la lotta tra Don Mico Tripodo, il capo in testa della mafia calabrese, e i suoi antagonisti. Don Antonio Macri, il boss dei boss, viene giustiziato nel suo regno di Siderno il 20 gennaio del 75. Dopo aver perso con Antonio Macri, il più prestigioso alleato, Don Mico Tripodo, finito nelle carceri napoletane di Poggioreale, viene assassinato a coltellate. In questi 3 anni, sotto i colpi di Mitra e di Lupara, cadono oltre 100 persone. Dopo quest'ondata di violenza, le acque si calmano. Sembra che tra i clan si sia arrivati a un accordo. Assistiamo allo scoppio di un conflitto rilevante fra questi gruppi mafiosi e all'eliminazione di capi di cosche della zona tirrenica, della fascia ionica, eccetera. Insomma,
Tutta questa suddivisione in gruppi, eccetera, ha funzionato fino a un certo momento e poi è stata completamente travolta negli anni successivi. Adesso si può pensare che negli ultimi tempi vi sia stata proprio una fusione fra i vari gruppi mafiosi, determinata più che dal ritrovamento di un affiatamento fra i gruppi, di una pacificazione, ma più che altro da rilevanti poli di attrazione, di interesse economico, verso i quali tutte le cosche si sono orientate e hanno trovato un comune denominatore. Dopo l'autostrada del sole, dopo i raddoppi ferroviari, dopo il boom edilizio, è sopraggiunta la stagione dell'industrializzazione. Il mafioso diventa imprenditore e l'andrangheta una società per azioni. A Gioia Tauro, per il quinto centro siderurgico, c'è dapprima l'opposizione della mafia, essendo ancora vincolata agli interessi agricoli della piana. Ma dopo alcuni mesi, dopo un summit in un albergo del Vibonese, la mafia dice di sì. Si inserisce così nella contrattazione dei prezzi per l'esproprio dei terreni indispensabili all'insediamento industriale, nei subappalti e nell'acquisto diretto delle infrastrutture necessarie alla realizzazione delle opere. 29 gennaio 1978. La magistratura di Reggio Calabria spicca 60 mandati di cattura, in base a un rapporto della squadra mobile in cui sono individuate 6 cosche mafiose e una supercosca, nella quale confluiscono i capi in testa dell'organizzazione operanti sull'asse Reggio Calabria-Gioia Tauro. Le udienze davanti ai giudici del tribunale, Tuccio presidente, sono ricchi di colpi di scena. Si stabiliscono i legami tra i vari boss in un pazzesco giro di assegni per miliardi di lire. Si parla di contatti tra mafia e uomini politici. 28 le condanne e 32 le assoluzioni. Il processone sembra non avere intaccato i rapporti e i legami tra società e mafia. Il 10 febbraio 1979, i funerali di Mommo Piromalli, il boss dei boss di Gioia Tauro, protagonista al processone, stroncato da una cirrosi epatica. È l'estremo omaggio reso al boss che aveva detto: «Non sono mafioso, la povera gente mi vuole bene, non ho mai fatto niente di cui debba vergognarmi». Sono tutti presenti, dai Mamma Santissima ai giovani affiliati all'Andrangheta, dagli uomini potenti e che contano alla gente del popolo. Intanto, nel giudizio d'appello dei 60 avvenuto nel giugno del 79, il numero dei condannati si riduce a 22. Anche le pene sono ridotte. Il farmacista dottor Sculli è una delle vittime dei cani sciolti, i quali gli hanno rapito nell'estate scorsa il figlioletto Fabio di 8 anni. Dottor Sculli, chi l'ha aiutato nella liberazione di Fabio? C'è stato un intervento risolutivo della vecchia mafia? Non direi un intervento risolutivo. Intanto non so se parlare di vecchia mafia o meno. Le persone a cui mi sono rivolto, sono state praticamente le persone che mi hanno fatto capire, cioè sono riuscito a capire che la cosiddetta mafia, quella che leggiamo sui giornali o che ogni giorno ci mettono sulla cronaca, ho capito che sta vecchia mafia invece non c'entrava nulla, anzi, è del parere che bisogna non calcolare. Dice, se voi li calcolerete non finirete mai. Questo è il parere, se mafia è, ripeto, io non lo so, non mi costa. Ma i cosiddetti, ecco, quelli con cui io ho potuto parlare, mi hanno sempre consigliato di non muovermi. Perché cedendo anche di una lira avrei creato le condizioni per cedere poi, perché o una lira o 100, quando uno ha ceduto non è più... I cani sciolti dell'Andrangheta sono gli indiscussi protagonisti di questa nuova ondata di violenza. Anche l'Andrangheta teme questi suoi figliastri che le si sono rivoltati contro, frantumando ogni regola del cosiddetto codice d'onore. Chi sono i cani sciolti? Si pensa. Sono dei giovani o meno giovani che agiscono per conto suo, senza stare alle regole tradizionali, oltre ad agire per conto proprio. Non ne ha
applicano la regola dell'ospitalità. Il Carasciotto non ha rispetto per nessuno, ha rispetto solamente per il denaro che deve arrivare e ci arriva a tutti i costi. Don Mommo Piromalli li ha definiti strascinafacenti. È gente insignificante che non vale la lira, che non vale niente e sono bastardi. Ma più che bastardi penso che sono figliastri. Tra le tante azioni repressive da parte della polizia, quali sono quelle che hanno maggiormente colpito l'Ndrangheta? Beh, colpito l'Ndrangheta nessuna azione repressiva della polizia, perché l'Ndrangheta esisterà, credo, sempre. Estirparla, eliminarla sarebbe una cosa ardua, una cosa da fantascienza, credo, perché con le cambiare dei tempi, cambieranno anche le modalità, cioè noi non accettiamo il modo a delinquere, cioè noi siamo, penso che io almeno quando le mie prime esperienze erano per essere un ragazzo d'onore, un ragazzo con tanto di dignità, poi però sono rimasto quello che ero perché la vecchiaia adesso non, se tutto se vorrei cambiare non me lo permette più, però vedo nei giovani questi spostamenti. Beh, lo Stato penso che ne abbia fatto tante di azioni repressive, ci sono state quelle giuste che hanno un po' trattenuto l'azione a delinquere, io parlo di azioni a delinquere e non di azione contro la società, l'onorata società, perché se esiste ancora vuol dire che nessuna cosa l'ha distrutta, nessuna legge l'ha distrutta. Ma non Antonio ha detto una frase quando hanno riaperto il soggiorno obbligato. Soggiorno obbligato non per la persona come Don Antonio Magri, come tanti altri uomini che erano già vissuti. E lui ha voluto dire ai. Ai per i giovani, non per lui che ormai aveva fatto tanti anni di carcere e aveva dato una cultura al suo paese. E lui ha detto hanno rovinato l'Italia. Qual è l'indizio di mafiosità per cui la polizia arresta un mafioso? Ma l'indizio di mafioso entra in considerazione soprattutto in tema di misura di prevenzione, che non si pone certamente, si può parlare di indizio allorché si tratta di denunziare mafiosi per delitti determinati, in quel caso lì è necessario assolutamente trovare le prove delle responsabilità di questi soggetti, cosa che è difficilissima, un'impresa improba in un territorio che è dominato dalla paura, dall'omertà, dal timore di rappresaglie, in cui la stessa vittima non collabora con la polizia il più delle volte, in cui è difficilissimo trovare il testimone che sia disposto a fare delle dichiarazioni alla polizia prima e poi all'autorità giudiziaria. E allora si studia, si applica in maniera notevole la legge, la cosiddetta legge antimafia, quella che fu emanata nel 1965, che come è noto stabilisce all'articolo 1 che possono applicarsi queste misure alle persone che siano indiziate di appartenenza ad associazioni mafiose. Cosa sono gli indizi? Sono elementi di certezza che si ricavano attraverso procedimenti logico-induttivi da fatti, da comportamenti, da circostanze particolari, dal complesso delle quali sia poi possibile stabilire che questa persona appartenga alla mafia. Allora, in questo caso vengono proposte all'autorità giudiziaria queste misure, viene chiesta l'irrogazione di questi provvedimenti particolari previsti dalla legge, il soggiorno obbligato, il divieto di soggiorno in un determinato comune, il soggiorno obbligato in un certo comune, eccetera. Ecco, da questo filmato vengono fuori numerosissimi problemi, da una distinzione fra vecchia mafia e nuova mafia, cioè come interessi specifici, come richiamo a regole di comportamento e difficoltà della magistratura, anche della polizia, nel mettere a fuoco un comportamento specifico per combattere questo fenomeno. E qui vorrei chiedere al dottor Tuccio, cioè intanto noi prima ho presentato i due magistrati presenti, il dottor Tuccio era il presidente al processo per I-60, cosiddetto processone, a Reggio Calabria, dopo per Gioia Tauro. Il dottor Marino invece era il presidente al processo del summit di Montalto.
Ecco, secondo la vostra esperienza, quali sono le difficoltà oggettive in cui si muovono i magistrati in Calabria e in particolare anche in riferimento alle cose dette dal filmato? Dottor Tuccio, sì. Ma, le difficoltà sono immediatamente connesse con il tipo di strutture, di apparati e di legislazione che lo Stato ha saputo dare per debellare questo fenomeno. Io ho presente il discorso storico iniziato dal professor Cingari e mi pare che sul piano legislativo dobbiamo fare riferimento, per ragioni di vergogna, alle leggi Pica, che sono state le uniche misure di intervento risolutore, almeno si pretendeva che fosse tale, dello Stato, e che avevano un contenuto immediatamente repressivo. Ricordo come annotazione a margine che l'unico intervento di bonifica sociale è stato quello che prevede l'allargamento della sede stradale allo scopo di consentire alle carrozze dei nobili che dalla Sicilia dovevano portarsi ai vicereami di consentire il passaggio più tranquillo attraverso il disboschimento delle zone collaterali, zone nelle quali si annidavano i latitanti. A che anno si riferisce? Dopo l'Unità d'Italia, prima e seconda legge Pica. Io voglio dire che da allora ad oggi non mi pare che vi siano stati, al di là della più perfetta formulazione tecnica, che vi siano state delle leggi che in maniera più seria e più incidente sotto il profilo della bonifica sociale abbiano affrontato questo problema. L'unico modo con cui lo Stato ha risposto a questo triste fenomeno, che non è più un fatto di costume, un portato ambientale, ma è un fatto che si esprime per comportamenti criminosi concreti, l'unico modo è stato quello dell'affinamento della misura di prevenzione. Misure iniziate nel 1956, a parte il discorso prefascista e poi fascista, misure affinate con successive legislazioni, misure rispetto alle quali non vi è magistrato che non esprima una critica sotto diversi profili. Lei pensi che è stato inquinato un territorio estraneo al discorso mafioso, il territorio lombardo, il territorio emiliano, il territorio piemontese? Noi abbiamo tracce processuali di delitti di mafia, estorsione e sequestri di persona organizzati dai soggiornanti obbligati, i quali vivono in una condizione di impunità, di sicurezza, vivono in una condizione di forse impossibilità di controllo, se è vero, come risultato attraverso l'istruzione dibattimentale del processone, che uno dei capi che si trovava in provincia di Verona riceveva centinaia di telefonate al giorno da parte di altri rappresentanti della mafia in territori vicini o comunque nel territorio nazionale. Sì, ma scusi, si è detto che la magistratura non condanna i mafiosi, anzi, già che siete voi presenti tutti e due, mi spiegate perché lei, dottor Marino, ha dato condanne relativamente lievi ai partecipanti al summit di Montalto, mentre lei ha dato delle condanne abbastanza pesanti al processo di 60, apparentemente per lo stesso delitto, associazione a delinquere. Perché questa diversità? Vorrei offrirla io la giustificazione, o meglio la giustificazione, il chiarimento, perché non ci deve essere possibilità e spazio per polemico o per tendenziosità in questa affermazione. Intanto, comportamenti apparentemente uguali sul piano formale sottintendono motivazioni di carattere soggettivo e di carattere ambientale completamente difformi. Va anche segnalato che l'episodio delittuoso valutato dal tribunale e non dal giudice Marino, dal tribunale di Locri, intanto è avvenuto 10 anni prima dell'episodio che è stato valutato da me per l'associazione per delinquere e che aveva come reati fini una progettazione delittuosa di più vasta portata. Davanti a noi, davanti al tribunale di Reggio Calabria, rispondevano degli imputati che erano associati per commettere reati di omicidio, di estorsioni, di sequestri di persone. Non mi pare che così fosse stato per l'episodio valutato dal tribunale presieduto dal dottor Marino. Ecco, io potrei chiarire questo, che anzitutto, come
si è svolta questa operazione processuale che portò alla sentenza del 1970. Non c'è dubbio che fosse una riunione di mafia, ma per passare definizione di mafia, dalla definizione di associazione mafiosa e associazione per delinquere, ad un fenomeno penalisticamente rilevante, appunto come associazione per delinquere, bisognava fornire il cosiddetto programma di delinquenza. Ora, da questa riunione di Montalto, questo programma non emergeva, emerse soltanto questa associazione. L'importanza della sentenza per i fatti di Montalto doveva essere ravvisata, e questa la sentenza, che è molto ampia, ha dato giustificazione diffusa di questo convincimento. L'importanza doveva consistere nel fatto che si affermava che l'associazione mafiosa, in questa sentenza è affermato che l'associazione mafiosa equivale sempre ad associazione per delinquere. È associazione per delinquere, perché non si intende un'associazione di mafiosi che non abbia un programma di delinquenza, che non abbia il programma di commettere più delitti e quindi essere processati col processo giudiziario e non col processo di prevenzione. Quello che pare sia stato fatto con i mandati, gli ordini di cattura spiccati dalla Procura della Repubblica di Locri, e quegli ordini di cattura di cui ha parlato il filmato all'inizio di questa trasmissione. Gli ultimi 120. Senta, scusi dottor, ci vorrei sapere, ma lei come è arrivato a determinare questa equazione mafia-associazione a delinquere in mancanza di prove? In mancanza di prove non avrei potuto esprimere sentenza di condanna nei confronti degli imputati. Vogliamo dire che attingendo in maniera abbondante, perché si condivideva l'impostazione data dalla giurisprudenza del Tribunale di Locri, si è valutato il meccanismo indiziario attraverso l'utilizzazione delle cosiddette massime di esperienza. Faccio un esempio. Ecco, vi è un cantiere aperto, un cantiere di lavoro con una notevole attrezzatura di lavoro, e in una zona che cade sotto il controllo del mafioso X. Capita che le attrezzature si appartengono ad un esponente mafioso di tutt'altra zona. Il principio della zonizzazione è un principio che istituzionalizza una norma mafiosa, cioè il rispetto delle zone di controllo. Un emissario del capo della zona si presenta al capo cantiere e dice, senza atteggiamento minatorio, ma quasi registrando una circostanza assolutamente abnorme: vi è proprio la necessità che queste strutture, che questi mezzi di lavoro rimangano qui? Per il mio collega di Busto Arsizio, che non sia siciliano o calabrese, vuole essere soltanto una affermazione che postula una domanda quasi in termini di curiosità. Per noi, attraverso una massima di esperienza solidificata, cristallizzata, istituzionalizzata, vuol dire entro domani queste attrezzature devono andare via. Così non è stato nella specie e sono state eliminate attraverso una ricca carica di dinamite. Ecco un metodo diverso di valutare indizialmente certi fatti che soltanto il giudice naturale può cogliere. Sciolgo subito la riserva per dire che erroneamente e tante volte su falsi pregiudizi i processi che dovevano essere celebrati dal Tribunale di Reggio Calabria, dalla Corte d'Assise di Reggio Calabria, è una valutazione mia personale, opinabile il mio giudizio, opinabile quello della Corte di Cassazione, erroneamente questi giudizi sono stati sottratti al giudice naturale e portati alla valutazione di altri magistrati, con esiti probabilmente coincidenti con gli interessi della giustizia, ma con un giudizio di non apprezzamento del lavoro svolto da noi e soprattutto scardinando questa possibilità di arricchimento critico che il giudice naturale ha e che il giudice non naturale non può avere. Ecco, a Cosenza, in studio sì. A Cosenza noi abbiamo sì, l'onorevole Martorelli. Forse a questo punto potremmo dare utilmente la parola all'avvocato Martorelli. Ma su questa difficoltà del giudice nei processi di mafia, io credo che un po' bisogna fare un discorso, diciamo, a monte. In sostanza, una cosca mafiosa non è una banda di delinquenti qualsiasi. Una cosca mafiosa non è né la banda Valanzasca né la banda Berenguer. La mafia è un'altra cosa.
non è delinquenza comune. È una delinquenza particolare che si caratterizza per un aspetto essenziale, per i suoi rapporti con i pubblici poteri e quindi con certe forze politiche o esponenti di forze politiche. Questo dato culturale, storico, è stato descritto benissimo in alcune sentenze recenti di tribunali calabresi, e mi riferisco alla sentenza proprio del giudice Tuccio, in cui, a proposito delle bande, delle cosche mafiose che operavano e operano nella piana di Gioia Tauro, questo rapporto con i pubblici poteri è stato messo in evidenza, addirittura facendo riferimento ad un episodio, che cioè un certo summit di personaggi in vista di boss mafiosi, e si tenne anche con un personaggio politico che aveva fatto parte di governi della nostra Repubblica. Pertanto, se si parte dal presupposto reale, storico, che la mafia è una struttura del vecchio blocco di potere, si capisce bene che l'impegno di lotta alla mafia intanto non può essere soltanto giudiziario, ma deve essere un impegno di più vasta portata, e che deve investire tutto un grande movimento di popolo e democratico. Ma bisogna anche intendere il fatto che il momento giudiziario si esalta quando questo grande movimento democratico diventa un fatto importante, quando ha fatto progressi, quando è andato avanti. E infatti le più importanti sentenze che si sono avute, appunto in processi contro la mafia, coincidono con questa espansione del movimento democratico. Voglio dire che la fortuna del momento giudiziario nei processi di mafia coincide con la fortuna della lotta politica contro il vecchio schema di potere. In Calabria la committenza più importante della mafia è l'intervento pubblico. I sequestri di persona, che sono così frequenti nella nostra regione, altro non sono che il momento iniziale dell'autofinanziamento dell'impresa mafiosa, che poi si vale del mercato dell'intervento pubblico, eliminando le concorrenze con la intimidazione, con la forza e con la violenza. Ecco, lotta politica ieri, ed io, anche se i giudici non sono d'accordo, non sono d'accordo, o in questo momento non sono d'accordo, ascrivo le loro sentenze a questo momento importante di lotta politica. Lotta politica ancora che deve continuare. Nel momento in cui noi stiamo parlando... Onorevole Martorelli, noi abbiamo un filmato, ancora un'altra parte del filmato che si riferisce proprio alle reazioni, diciamo così, a quello che nella società calabrese si muove. Quindi se potessimo rimanere ancora così all'interno di quello che hai detto, cioè del filmato presentato, e poi ritornare su quello che si può fare, cioè sulle... Quindi ecco, su questo filmato, sulle modificazioni della vecchia e nuova mafia, quindi anche dei momenti dell'aggancio al potere politico che ha detto... Vediamolo, perché mi pare che questo non so, è ma se lei vuole dire qualcosa, cioè lei è anche vicepresidente della giunta regionale, quindi... Le questioni che sta ponendo Martorelli sono importanti perché, lasciamo stare la storia, ci riportano al momento presente, cioè dirà al problema che è incombente per una società come quella calabrese, questo suo rapporto tra mafia e potere è certamente importante, come è importante la carta della lotta politica democratica come momento, come anticorpo contro la mafia. Però non vorrei che si creassero degli equivoci, cioè che i telespettatori pensassero a una sorta, come dire, di intelligenza non più occulta di qualche piccolo settore o di qualche personaggio, ma che avessero la idea che vi è come una identità, un'equazione, no, tra poteri pubblici e mafia, e si arrivasse a questa concezione distorta per cui, siccome dall'intervento pubblico viene in parte l'innesto mafioso, e allora non ci deve essere l'intervento pubblico. Anche quello che si dice oggi, il rischio Calabria, per esempio, per la costruzione delle officine meccaniche di Reggio Calabria, su che cosa si fonda? Su un alibi delle grandi forze nazionali
anche economiche, anche del potere centrale, di non fare quelle officine e di presentare tutto ciò che si fa in Calabria o che si deve fare, no, in termini di rischio Calabria per l'aumento dei costi imposti dalle cosche mafiose. Cioè dire, io sono d'accordo con te Martorelli su questa analisi, cioè dire il rapporto anche tra mafia e pubblici poteri, però bisogna anche chiarire e far capire ai telespettatori di che cosa si tratta, perché se no diventa tutti innocenti e tutti colpevoli. Ecco, infatti vorrei a questo punto chiarire, guai a noi se ci fosse questa equazione perfetta, pubblici poteri e mafia. Bisogna comunque che i telespettatori tutti, di tutta Italia, sappiano che in sostanza l'intervento pubblico, come si dice, a pioggia, selvaggio, assistenziale, clientelare, ha aperto naturalmente le porte alle cosche mafiose. Il clientelismo, l'assistenzialismo, certo, che in altre regioni d'Italia può essere proprio questo, clientelismo e assistenzialismo puro e semplice, in Calabria e in Sicilia diventa mafia. Da questo punto di vista, le cosche mafiose in questo momento, sia in Calabria che in Sicilia, si danno obiettivi politici. L'obiettivo, per esempio, della non programmazione. Non vogliono uno Stato che programmi la spesa pubblica, perché la programmazione è un limite ed è una condizione al loro intervento. E così ci potremmo spiegare anche l'assassinio di Mattarella, per esempio, in Sicilia. La mafia dunque si dà obiettivi politici. E allora non c'è un'equazione assoluta, poteri pubblici uguale mafia, guai a noi. Certo, c'è il fatto che questo tipo di spesa pubblica, la non programmazione dell'economia, soprattutto nel Mezzogiorno, consente, insieme alla spesa selvaggia, l'ingresso selvaggio delle cosche mafiose. Questo è il punto. D'altra parte, sì, d'altra parte, diciamo, che a Gioia Tauro, siamo vicini alla, questo alla rapporto fine, si sia costituito con esponenti anche di forze politiche, c'è scritto proprio nella sentenza, sì, di Reggio Calabria. Non ho letto la sentenza, l'ho letto, c'è qui il giudice, io volevo discutere, voleva dire questo, però non si può dire che è il centro siderurgico che produce la mafia, che è l'acciaio che produce la mafia, perché la mafia c'è. Non è vero che la mafia si inserisce negli acquedotti. Io la ringrazio dell'onore che mi ha dato della lettura della sentenza e dico che ho letto anche il suo apprezzato volume Mafia Acciaio della Lerici. Ecco, voglio dire questo, che un rapporto di causalità, viva Dio, non c'è, non c'è. Saremo veramente la rappresentanza diretta dello Stato attraverso della mafia, attraverso le deputazioni nazionali, provinciali o comunali. Ma le devo dire che qualche segno recente della vita di qualche partito nella provincia di Reggio Calabria già induce a ritenere che al discorso della rappresentanza diretta stiamo per avviarci. Voglio dire questo, qual è stato l'atteggiamento dell'imprenditoria pubblica, non soltanto la Cassa del Mezzogiorno, ma anche le banche, anche altri enti che come committenti hanno operato nel settore dell'industrializzazione, è stato quello di aver favorito un modulo di vita politica che è quello che idealmente viene prediletto dalla mafia. D'accordo. Cioè, come lei ha detto nel suo libro, un sistema di potere assai vicino al regime, dico io, assai vicino a un tipo di strutturazione capitalistica o neocapitalistica governato da certe oligarchie di potere economico in atto operanti in provincia di Reggio Calabria, anche se la centrale può stare a livello ministeriale e sta a livello ministeriale, per cui la mafia non si arricchì soltanto del visto dell'inerte dato in più, pagato in più rispetto a quello effettivamente prestato, ma della possibilità di un inserimento e di una cogestione dello stesso intervento pubblico. Mi riferisco per esempio a tutta l'apertura favorevole, l'agevolazione che in materia di piano verde è stata garantita a certi mafiosi che operavano nel settore dell'agricoltura nella piana, in danno di chi ne aveva il diritto. Mi riferisco ad esempio all'integrazione, mi riferisco all'apertura di fili bancari, in cui il consiglio d'amministrazione, ed ecco la presenza pubblica e quindi il rapporto di causalità indiretta, è formato da uomini politici, i quali non sono altrettanto prodighi a favore di chi vuole operare personalmente, il piccolo contadino, l'operatore medio, l'operatore piccolo, lo sono invece a favore di chi, in termini di do ut des, è pronto a dare
la giusta controprestazione in chiave elettoralistica. Però l'equivalenza cui cennava Martorelli certamente non può realizzarsi e tutti l'abbiamo smentita. Ma è altrettanto vero che non bisogna arrivare all'altro assurdo di dire che noi, e particolarmente l'intervento dell'operatore della giustizia, del magistrato, si è voluto criminalizzare e quindi siamo stati accusati facilmente di antiregionalismo, di anti-industrializzazione per aver detto che in occasione di questo incontro tra un certo modo di intervento pubblico nel settore di Gioia Tauro, un certo modo di realizzazione di una struttura di potere assai vicina al regime, che era il modello ideale politico che perseguiva la mafia, perciò solo abbiamo svolto un'opera antiregionalistica e contro l'industrializzazione. No, non lo so chi l'ha detto, ma nessuno lo pensa. È stato detto in settori assai vicino al suo partito. Sì, vabbè, ma noi nessuno... Non possiamo evidentemente esaminare tutti gli aspetti della mafia. A noi interessava soprattutto, e questo vorrei dare atto a voi, di dimostrare come ci sia un forte impegno della magistratura, e credo che voi l'abbiate testimoniato molto bene, nei confronti della mafia. Era questo che ci... Siamo partiti appunto dall'ultima operazione di polizia. Evidentemente non abbiamo né il tempo né il modo di approfondire tutto questi aspetti. Possiamo invece... abbiamo un altro breve filmato in cui diamo la parte positiva, vediamo che cosa si sta facendo, che cosa si può fare oltre all'ambito della giustizia per combattere la mafia. In questi ultimissimi anni qualcosa sembra cambiare nella società calabrese. La gente comincia a scendere in piazza per dire no alla violenza mafiosa. Gli esempi vengono da Locri, Siderno, Gioia Tauro e da Gioiosa Ionica, dove il comune si è costituito parte civile nel processo contro l'uccisione di Rocco Gatto, un mugnaio che ha osato sfidare la mafia rifiutandosi di pagare la mazzetta. I sindacati si stanno impegnando per escludere i mafiosi dai cantieri e dalle industrie. Anche la Chiesa prende nettamente posizione. Questo è il brano del documento redatto dai vescovi calabresi nel settembre 1979. Riteniamo innanzitutto nostro primo dovere rinnovare la nostra condanna chiara ed esplicita ad ogni forma di mafia, cancro esiziale e soprastruttura parassitaria che rode la nostra compagine sociale, succhia con i tagliaggiamenti il frutto di onesto lavoro, dissolve i gangli della vita civile. Si tratta di una lotta a lunga gittata, una lotta a lungo termine, però io penso che la responsabilità per intrecciare questa battaglia deve essere di tutti, per portare a termine questo disegno deve essere di tutti, anche delle forze dell'informazione, della stampa. Ecco, io non credo che finora su questo terreno i servizi che sono stati da questo punto di vista fatti dalla stampa siano stati dei servizi sempre positivi. Cioè io non credo per esempio che ci si possa scaricare la coscienza dicendo, come viene detto anche dalla televisione italiana, che la mafia esiste perché c'è la paura, perché il cittadino non ha il coraggio di denunciare. È vero esattamente il contrario, la paura esiste perché c'è la mafia e la paura esiste perché oltre ad esserci la mafia c'è anche uno Stato che nella migliore delle ipotesi è incapace di svolgere un'azione efficace su questo terreno. Abbiamo fatto qualche anno fa un'altra assemblea dove abbiamo discusso a lungo, ancora una volta, abbiamo avuto altri interventi, abbiamo parlato di questo argomento e ne parliamo giorno per giorno, sui giornali, per televisione, per le strade. Noi assistiamo giorno per giorno a degli avvenimenti del genere, continuiamo a guardarci in faccia, continuiamo a fare dei dibattiti, a dire continuamente le stesse cose, però poi i risultati sono sempre gli stessi. Noi fra un anno, fra due, ci ritroveremo a fare ancora una volta un'assemblea, a discutere, a vedere di chi è la colpa, quali sono i motivi, eccetera, eccetera. Però ci troviamo sempre allo stesso punto. Io non lo so, chiedo una risposta, qualche cosa che mi possa spiegare, che mi possa aiutare. Ecco, chiedono una risposta gli studenti della provincia di Locri. Il dottor Di Maio, che è il direttore, come ho detto, del Formez, quindi questo istituto di formazione per il Mezzogiorno che fa parte della Casa, della Casa per il Mezzogiorno, cioè, che cosa state facendo? Che sensazione ha? Che investimento si può fare sulle giovani generazioni?
Io credo intanto che l'ultimo filmato che abbiamo visto dia molto esplicitamente quello che è la situazione calabrese di oggi, la società in movimento. Io penso che il fenomeno della mafia, così come l'abbiamo anche esaminato in questo dibattito, possa essere superato definitivamente in quei suoi connotati tipici incidendo sulla società. Perché anche il rapporto tra la mafia e le forze politiche, tra la mafia e l'organizzazione del potere, non si modifica se non modifichiamo alcuni connotati di fondo della società, dei rapporti all'interno della società. E questo è possibile solo attraverso una politica di sviluppo. Bisogna fare una politica di formazione soprattutto sui giovani. Già gli interventi straordinari nel Mezzogiorno operano da anni sia in direzione di una formazione dei quadri dell'amministrazione pubblica, regionale, comunale, sia dei quadri della imprenditoria locale. Io credo che su due vie in particolare lo sviluppo della Calabria possa oggi ipotizzarsi. Uno, lo sviluppo della piccola e media impresa locale. Bisogna valorizzare le risorse locali anche nel settore delle costruzioni, non affidandoci soltanto alle grandi imprese del nord che poi spesso trovano più facile il collegamento con la mafia. L'altro, bisogna spingere lo sviluppo, anche lo sviluppo dell'industrializzazione nelle aree interne. Bisogna un po' abbandonare anche i miti di alcuni anni fa dei grandi investimenti industriali come la soluzione dei nostri problemi. Bisogna creare una rete di piccole e medie iniziative diffuse sul territorio e che valorizzi le risorse interne soprattutto della nostra regione. Ecco, in studio a Cosenza noi abbiamo la signora Fulci che è moglie di un piccolo imprenditore, si può dire, vero Antonio? Sì, ecco, comunque lasciamo parlare la signora Fulci. Lo so, noi siamo dei piccoli commercianti che lavoriamo per fare fronte agli impegni con le banche, con i fornitori di merce, praticamente che siamo, insomma, stiamo facendo di tutto, stiamo, diciamo, raccogliendo più milioni possibile, insomma, quanto più si può. Pensate di lasciare la Calabria se, come vi auguro, questa cosa terminerà presto e bene? Per il momento no, purtroppo bisogna restare perché abbiamo impegni con le banche, tutta l'azienda, diciamo i beni mobili sono tutti ipotecati dalle banche per i prestiti avuti e per questo, diciamo, stiamo pagando interessi bancari, diciamo, quindi per il momento è tutto ipotecato, quindi non possiamo fare niente purtroppo. Su questa testimonianza, su questa testimonianza della signora Fulci. Facciamo un veloce giro così di conclusione, di speranza. Volevo dire qualcosa sui rimedi da poter praticare, sperimentare, non dico per risolvere istantaneamente il problema, ma per cambiare il corso dell'indirizzo che si è seguito fino ad ora. Fino ad ora l'indirizzo è stato caratterizzato da una inadeguatezza delle strutture pubbliche e mi riferisco in particolare delle strutture che si compendiano, perché il problema bisogna guardarlo per settori. Il professor Di Maio ha prospettato la necessità di questi insediamenti industriali e quello certamente è un programma che va realizzato. Per quanto riguarda la lotta immediata, la lotta istituzionale che polizia e giustizia devono combattere contro questa criminalità, è necessario cambiare indirizzo. Perché fino ad ora noi abbiamo avuto direi delle azioni episodiche, non abbiamo avuto una programmazione, anche in questo ci vorrebbe, cioè una programmazione che parta da che cosa? Dall'attività di polizia giudiziaria. L'attività di polizia giudiziaria, se è fatta sistematicamente, con pazienza, con intelligenza, con metodo, con tenacia, potrà riuscire a scoprire diverse di queste trame per poterle portare alla ribalta del processo e per poter così ottenere la sanzione
giudiziale che si meritano. Questo è avvenuto in alcuni casi, come abbiamo visto. Ma non si può ignorare, per esempio, che tutte le nostre terre, le nostre zone, la provincia di Reggio Calabria, vive il regime fiscale di Mazzetta, di Tangente. Dico il regime fiscale sottolineando l'aspetto generalizzato. Professionisti, commercianti, imprenditori, pagano tutti. Ora, è possibile che non ci sia mai un'attività di polizia giudiziaria che vada alla ricerca di questi avvenimenti per prospettarli nella sede propria, che è la sede penale. È la sede penale perché sono tutte estorsioni. Vive la Calabria, la provincia di Reggio Calabria, in una trama di estorsioni vere e proprie. E io mi sono sentito dire in un certo discorso inaugurale che il numero delle estorsioni in provincia di Reggio Calabria nel 1977 era diminuito. E non è vero che era diminuito, era invece... Io volevo semplicemente dire questo. Sì, ecco, molto velocemente, perché credo che siamo proprio all'ultimo. Il problema è grave. Qui questa mafia si è diffusa. Ormai abbiamo le reclute e anche i capi fortemente scolarizzati. Io leggo sul giornale, diplomato, studente universitario, si deve andare anche nelle carceri a fare gli esami ad alcuni di questi personaggi. Quindi mi pare che sia, come ho sentito dire, un cancro, e non si vuole intervenire. Bisogna intervenire, credo. La legge sugli appalti bisogna rifarla, bisogna intervenire colpendo i patrimoni illeciti attraverso, credo, una legislazione più coerente. E poi bisogna vedere di trovare occupazione. Lasciamo stare la polemica, grande industria, piccola industria, che sono tutti alibi. I calabresi da soli possono combattere, ma non ce la fanno. Hanno bisogno anche dell'aiuto della nazione, ma un aiuto sincero, però, non l'aiuto peloso di quando serve per finalità diverse, di Roma, di Milano e di Torino. Ma un aiuto che sia un aiuto legato allo sviluppo di questa regione. Se no, non si combatte la mafia. Martorelli, l'abbiamo prima interrotto. Ecco, l'onorevole Martorelli è parte civile, cioè l'avvocato di parte civile di alcuni comuni. Ecco, in questa sua attività ha trovato delle modificazioni nei giovani, nella gente? Cioè è più disposta a partecipare di prima? Io, come le ricordava, sono stato e sono avvocato di parte civile del comune, di un comune, il comune Gioiosa Ionica. Beh, io ho trovato intorno a questa iniziativa del Comune un largo consenso popolare, e quindi ho trovato una cosa importante, che il rapporto culturale tra mafia e popolo è un rapporto in crisi, che è la seconda faccia, voglio dire, della mafia, perché la mafia da una parte si caratterizza per il rapporto con alcuni pubblici poteri, dall'altra si caratterizza anche per un certo consenso popolare, per le ragioni storiche anche che ricordava il professore Cingari. Si tratta di aggredire il fenomeno su tutti e due i lati, il rapporto con i pubblici poteri, il rapporto anche con certi strati popolari, cioè indebolirla proprio sul piano del consenso e quindi di certi valori di cui la mafia si fa portatrice. Ecco, Gioiosa Ionica costituisce, ecco, la messa in crisi di questo rapporto culturale, una crisi che abbiamo già notato nel filmato nel liceo ginnasio di Locri, in cui si vedevano questi giovani studenti e come si proponevano in sostanza nel discorso nei confronti della mafia. Ecco, questo è importante. Ma io volevo dire una cosa. Noi qui siamo testimoni di un grande dramma, il dramma della signora Furci. La signora Furci in questo momento chiede che il figlio le venga restituito. Ecco, forse noi di fronte a questo dramma, chissà se non abbiamo appesantito il discorso. Ecco, quello che dobbiamo dire è che dobbiamo far fronte ad un altro terrorismo importante, che è il terrorismo mafioso. Il dramma che vive la signora Furci è l'aspetto di un terrorismo diffuso in Calabria e in Sicilia. C'è il terrorismo politico che conosciamo, ma c'è anche quest'altro terrorismo. Terrorismo che sono espressione di due fenomeni che congiuntamente affrontano per indebolire lo Stato democratico. Ecco che il dramma della signora Furci credo che dobbiamo
viverlo tutti con la necessaria forza e anche con il momento giudiziario di polizia, perché no, che è un momento importante anche della lotta democratica. Mi sembra che qui dobbiamo per forza interrompere, anche perché abbiamo superato di molto l'ora. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Buonasera.